Marisa, portami a ballare. Sarà il carro di apertura del corso mascherato del Carnevale Fanese. È il carro che mancava, è il carro del Carnevale con la sua maschera ufficiale, il Vulon, ma porterà anche i segni dei carnevali gemellati e di volta in volta il segno del tema della sfilata, quest'anno dedicata alle donne, e di qui la presenza anche dell'altra metà del cielo per lo spaccone fanese, ovvero la Vulona. Lo sarà per questa edizione, ma lo sarà sempre d'ora in poi, ma di volta in volta verrà personalizzato a seconda delle necessità. Sarà anche il carro di rappresentanza della carnevalesca, studiato anche in modo che alcuni dei suoi pezzi possano essere smontati e portati in giro in mezzo Italia come mezzo promozionale, come gli 11 vuloni disseminati attorno e i tanti ammennicoli disseminati sopra e di lato. I colori predominanti, ovvio, il rosso ed il bianco dello scudo araldico della città di Fano. Carro di apertura del Carnevale di Fano, il carro dedicato alla nostra maschera, il Vulon. Quest'anno ci sarà anche la Vulona in mezzo, perché è nel nostro manifesto di quest'anno, è una Vulona circondata da tanti Vulon. Al Carnevale! Sarà anche il carro, e lo si capisce dal pulpito appositamente creato, sul quale saranno ospitati gli ospiti e le madrine di turno. Quest'anno l'imitatrice Emanuela Aureli, Jessica Notaro, direttamente da Ballando con le Stelle, e Annalisa Minetti, paratleta e cantante, oppure anche le delegazioni, ospiti di volta in volta della sfilata. Voi vi divertite sempre a fare questo lavoro, se no, se non ci fosse non il divertimento, qui, non sareste qui. No. Quest'anno però, insomma, fare un carro sul carnevale com'è, insomma, rispetto a... Beh, è un'idea che è un po' da tanti anni, ci voleva un carro d'apertura, finalmente abbiamo una nostra maschera ufficiale, quindi era giusto fare un carro dedicato al Carnevale di Fano e alla sua maschera. Portami a ballare.